mattina per colazione nel mio angolino preferito vado a fare un cappuccino. Qui all'interno c'è il latte di soia e sarà un cappuccino diverso dal solito perché sarà il pumpkin spice latte. Qui c'è la polpa di zucca che ho cotto con vaniglia e cannella e poi ho frullato benissimo, molto molto semplice. Il cappuccino lo vado a fare con il pentolino fatto apposta, quello che ha la retina che avete visto prima e funziona benissimo. Guardate il risultato, che bello! E adesso facciamo il resto del cappuccino. Prendo un bicchiere perché non ho delle tazze molto carine, però ovviamente utilizzate la vostra tazza preferita. Vado a mettere il caffè. Vado a mettere la polpa di zucca. E vado a mettere un pochino di miele per dolcificare. Faccio sciogliere bene bene la zucca, è importantissimo quindi che quando frullate la zucca sia omogenea, non ci siano pezzetti, altrimenti poi ve li ritrovate nel cappuccino. E adesso vado ad aggiungere il latte. Completo con una spolverata di cannella e il cappuccino alla zucca è pronto. Ditemi se non è bellissimo. Completo la colazione con un pochino di pane tostato con sopra un velo di crema al cacao e nocciole e questa è la mia colazione in pieno mood autunnale. Non l'ho detto prima, oggi è domenica, quindi sono proprio di rilasso e infatti stamattina ho approfittato del tempo a disposizione e sono andata all'Ocean a fare un po' di spesa e ho trovato loro le carote viola o nere e sono uno dei miei prodotti preferiti dell'autunno e sono felicissima perché queste carote si trovano intanto soltanto all'Ocean e poi per un periodo davvero limitatissimo di tempo, quindi ne ho comprate un bel sacchettino e adesso approfitto e ci vado a fare il pranzo. Andrò a fare dei tacos vegan e unendo sia le verdure cotte che le verdure crude, nello specifico le carote le andrò a mettere crude e vi faccio subito vedere come li preparo. Sono molto molto semplici da fare e ovviamente potete arricchirli con quello che vi piace di più, le verdure che trovate, che avete in frigo, che vi piacciono, insomma sono molto molto versatili. E poi dovete sapere che oggi è la prima giornata davvero autunnale perché finora ha fatto caldissimo, invece oggi è freddo, è proprio autunno e io ho tutte queste verdure autunnali e ho questo maglione autunnale, sono in pieno mood autunnale, che bello! Inizio tagliando i funghi che andrò a cuocere e li vado a fare a fettine, pezzettini abbastanza sottili. Mi dite che utilizzo sempre i funghi nelle mie ricette, effettivamente è vero, in realtà neanche me ne rendo conto, siete voi a farmelo notare, però sì, mi piacciono tantissimo e li utilizzo tantissimo. In ogni caso, se non vi piacciono o non volete utilizzarli, potete sostituirli con altre verdure oppure potete anche non metterli e mettere gli altri ingredienti che andrete a vedere dopo. Ad esempio potete sostituirli con delle zucchine, potete sostituirli con della zucca o se vi piacciono anche delle verdure a foglie, ad esempio l'abiete, le rape, degli spinaci, ci stanno molto bene. Vado a mettere un filo d'olio, una spolverata di aglio in polvere e un pochino di sale. I
I funghi per cuocere bene devono buttare fuori la loro acqua di cottura, quindi per facilitare questo passaggio li andrò a coprire con un coperchio. Intanto che i funghi cuociono, vado a preparare la cremina con l'avocado. Sarà una cremina simile per certi versi alla guacamole. Adesso vi faccio vedere. Allora, vado a tagliare un pezzettino di scalogno e ne vado a mettere proprio un pezzettino, anche perché vi devo dire la cipolla allo scalogno da crudi non mi piacciono molto. La trito molto molto finemente in modo che poi non si sentano pezzettini più grandi, ma sia un tutt'uno con la crema di avocado e gli altri ingredienti. Mi dite come cavolo si fa a non piangere quando si taglia la cipolla? Boh, io piango sempre. Vado a tagliare a pezzettini piccolissimi anche i pomodorini e anche qua dovremo fare quasi un trito. A questo punto possiamo tagliare l'avocado. Tolgo la polpa e la vado a mettere in un piatto. E adesso vado semplicemente a schiacciare tutto quanto con una forchetta. A questo punto possiamo andare ad aggiungere i pomodorini, lo scalogno. Vado ad aggiungere poi un pochino di sale, un pochino di origano o erbe aromatiche secche a vostro piacimento e vado ad aggiungere una punta di peperoncino. Ci sta molto bene anche la curcuma, però dovete sapere che colora molto, quindi poi la crema di avocado avrà quel colore un pochino giallo, tipico della curcuma. Se la volete lasciare verde è meglio non metterla, però ci sta molto bene. E adesso possiamo mescolare tutto quanto. E la vado a versare all'interno di questa ciotola. Ed ecco qui la nostra crema d'avocado pronta, guardate che bella che è. A me piace quando rimane abbastanza granulosa, come in questo caso, però se la volete proprio liscia 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 omogenea potete anche frullare l'avocado, basteranno davvero pochissimi secondi, anzi non insistete perché poi inizia ad ossidarsi e si annerisce. Siccome voglio cuocere i tacos nella loro forma classica, quindi la forma conchiglia, andrò a cuocere un pochino le piadine al forno e le ho messe sopra la graticola in modo da dargli proprio la forma così appunto a conchiglia. Quindi in questo momento sono posizionate a testa in giù, dopo la cottura in forno diventeranno croccanti e riuscirò a maneggiarle. Quindi andiamo a mettere in forno. Nel frattempo che le piadine si cuociono in forno, vado a tagliare a striscioline il mopur delicato di vegamo. Questo ve lo avevo fatto vedere anche in un altro cosa mangi in un giorno. In quel video mi sembra avessi utilizzato l'affettato al pepe, davvero buonissimo. Stavolta invece vado ad utilizzare quest'altro gusto. Vegamo ha davvero tantissimi affettati, ad esempio ce n'è uno buonissimo al tartufo, ha un profumo paradisiaco. Poi c'è quello lì ad esempio con i lupini, l'affumicato, insomma sono davvero molto molto buoni. Vado quindi a tagliare tutto quanto a striscioline, verso tutto quanto in padella, aggiungo un filo d'olio, velocissima mescolata, faccio con le mani che è più pratico, e possiamo mettere sul fuoco.
Le piadine sono pronte, bastano davvero pochissimi minuti. Adesso le lascio raffreddare tenendole leggermente aperte. In questo modo prenderanno la forma, infatti appena uscite dal forno ancora sono morbide, poi appena si raffreddano diventano super croccanti. Allora possiamo iniziare a farcire i nostri tacos. Guardate quanto sono carini! Allora inizio con un pochino di lattuga sul fondo. Vado ad aggiungere la crema di avocado, aggiungo anche i funghi, le carote viola e per finire le striscioline di Mopur arrostito in padella. Guardate che spettacolo! Ed eccoli qua i nostri tacos pronti, guardate quanto sono belli! Per merenda ho questa meravigliosa uva. E non so se si può definire uva rossa, forse è uva rosé, in ogni caso è davvero squisita e è dolcissima e ha dei colori pazzeschi. Guardate quanto è bella. Sto facendo un fondo per la zuppetta con della salsa di soia, un filo d'olio, ho aggiunto anche un goccino di acqua, poi dello scalogno, salvia, zenzero e basta per il momento. Poi andrò ad aggiungere le lenticchie. Una volta aggiunte le lenticchie e ovviamente l'acqua per cuocerle, lascio appunto cuocere e sobbollire tutto quanto per circa 15-20 minuti. Zuppetta pronta ed eccola qui una volta impiattata dopo 20 minuti di cottura. Questa zuppa è davvero buonissima e come avete visto nel video è anche super facile da preparare, ha praticamente due passaggi, ovvero fare il fondo con lo scalogno o il cipollotto e tutti gli aromi e poi cuocere le lenticchie. È davvero facilissima, ma a me piace tantissimo e questa devo dire che è anche la prima zuppetta della stagione, quindi la inauguriamo insieme. E potete poi decidere se mangiarla così al naturale, semplicissima come l'ho fatta io, oppure potete decidere di aggiungere delle verdure, carote, zucchine, anche delle verdure a foglia, ci stanno molto bene, come ad esempio l'abiete, ci sta benissimo, oppure non so, della pasta, insomma arricchirla con i vostri ingredienti preferiti. Io invece oggi ho deciso di farla così, semplicissima. Io vado a mangiare la mia zuppetta, vi ringrazio tantissimo per avermi tenuto compagnia e noi ci vediamo con il prossimo video nei prossimi giorni. E se vi va, come sempre, lasciate un mi piace che ci aiuta a crescere. Ciao ciao!